Anche la città di Pozzallo si stringe attorno al popolo ucraino con questa iniziativa organizzata alla Villa Comunale, un'iniziativa partita da cittadini che in maniera molto spontanea hanno voluto manifestare appunto vicinanza a questo popolo colpito duramente dalla guerra. E poi che ha visto anche la partecipazione di tanti da comitati a partiti politici. In questo momento alle mie spalle sta parlando Senia, una donna ucraina che vive comunque a Pozzallo, ma che ha tutta la famiglia nel luogo di guerra, che quindi vive con molta apprensione e molto dolore questo momento. Quindi partiamo proprio dal suo racconto. Ho paura, ce l'ho tutta mia famiglia lì, ce l'ho i miei genitori, il mio fratello, i miei amici, tutta la vita è lì. E mi spezza il cuore a vedere questa tragica, una tragica parte della nostra vita che nessuno aspettava. Sono arrivati alle 5 di mattina, quando i nostri figli, anziani, uomini e donne dormivano. E questo non può essere tollerabile. Non cerco io di rivendicare, sto cercando veramente la pace. La pace, ma in senso, non so fino a quando io posso tollerare e avere pace, perché stanno uccidendo i miei, stanno uccidendo e stanno distruggendo il paese più bello del mondo. Abbiamo una patria molto ricca e forse a qualcuno dà fastidio. Voglio ringraziare al nostro esercito, a tutti gli ucraini, perché questa situazione ha fatto vedere chi siamo, come siamo. Siamo uniti, siamo qui, lì, per combattere per la libertà. Noi abbiamo fatto un patto con i miei genitori che loro, basta che mi scrivano due parole, stiamo bene. Stiamo bene e stiamo vivi. La stessa cosa con i miei amici, con i miei parenti. La mia cugina è purtroppo per 4 giorni sono bloccati sottoterreno perché è stato occupato territorio, stanno finendo cibo, acqua, hanno distrutto ponte e purtroppo non ci sono i metodi di arrivare il cibo a queste famiglie. A collaborare all'organizzazione di questo evento anche la segreteria locale del Partito Democratico con Paoletta Susino, che ha anche presentato un ordine del giorno consegnato al comune di Pozzallo, perché ovviamente Pozzallo, città di pace, città di Giorgio La Pira, il politico che costruiva ponti, non può e non ripudiare la guerra e quindi non può non essere vicino al popolo ucraino. Giorgio La Pira, il nostro concittadino sindaco santo, non può non lasciarci questo esempio appunto di testimonianza e di lavoro nella costruzione di ponti, quindi Pozzallo non può esimersi dal rappresentare questa solidarietà. Intanto apprezziamo il lavoro di chi oggi ha organizzato questa manifestazione con la nostra collaborazione e la collaborazione dei cittadini che hanno voluto dare questo messaggio. Il Partito Democratico nella sua direzione regionale ha appunto formato questo ordine del giorno da mettere a servizio degli amministratori e dei consiglieri comunali, provinciali, regionali, proprio per lanciare un messaggio forte. E il messaggio è che non ci sono guerre che si possano tollerare nel 2020 dopo 70 anni di pace dalla Seconda Guerra Mondiale, dalla nascita dell'Unione Europea. Quindi è compito di Pozzallo, della città di Pozzallo, approvare questo ordine del giorno. Quindi il Partito Democratico lancia questo messaggio forte a tutti gli amministratori, consiglieri comunali di maggioranza e di opposizione affinché lo facciano proprio e possa partire da Pozzallo un messaggio forte affinché vengano ripristinati gli accordi di Minsk e di Helsinki per riaffermare quello che poi è il principio fondamentale dell'inviolabilità delle frontiere. Durante la manifestazione sono stati tanti momenti
emozionanti come il canto dell'inno ucraino da parte di tanti cittadini che risiedono in provincia di Ragusa ma che vogliono essere vicini ai propri cari. Ecco, vediamo alcune immagini molto molto significative e poi sentiamo anche altre interviste che abbiamo realizzato nel corso dell'iniziativa. Penso che non solo Pozzallo, penso che da ogni parte del mondo ci si sta stringendo al popolo ucraino, ma la guerra non dovrebbe esistere nel 2022. Due cose soltanto. La prima cosa è che questa invasione dell'Ucraina criminale, invasione criminale, è stata voluta non dal popolo russo, ma è stata voluta da Vladimir Putin. Le due cose sono diverse perché in Russia il popolo sta manifestando contro questa guerra ed è duramente represso. La seconda cosa che vorrei dire è che questa situazione dell'Ucraina secondo me si avvicina molto alla situazione che si verificò nel 1938 in Europa, quando Hitler annesse l'Austria e la Cecoslovacchia, e poi ci fu quel vergognoso trattato di Monaco nell'ottobre del 1938 con la firma tra l'altro del primo ministro Chamberlain e Daladier per la Francia, quindi due firme vergognose. Allora come ora, sappiamo tutti come andò a finire, che dopo un anno la Germania invase la Polonia e iniziò la seconda guerra mondiale. Allora come ora non esiste di fatto l'Europa, questo è il grande assente, è la politica europea, perché oggi tocca all'Ucraina, domani molto probabilmente toccherà alla Svezia e dopodomani toccherà alla Finlandia o viceversa. Quindi lo dobbiamo fermare ora Vladimir Putin, non il popolo russo. Come fare? Allora parte da Pozzallo una richiesta al governo centrale italiano, affinché chieda alla Corte dell'Aia la messa in stato di accusa di Vladimir Putin e la richiesta come criminale di guerra. Credo in questo modo che l'Europa assieme possa fare quadrato attorno a questa situazione e fermare sul nascere questo dittatore che potrebbe far scoppiare veramente la terza guerra mondiale. All'interno del circuito solidale e del riciclo Pozzallo, che è un gruppo Facebook virtuale ma che poi esiste pienamente nel concreto e nel reale, vi sono diversi membri di diverse etnie e nazionalità, tra cui quella del popolo ucraino, quindi noi siamo vicinissimi
ai nostri pozzallesi ucraini che ormai da anni vivono qui, che abbiamo imparato a conoscere, a rispettare, ad apprezzare come cultura, come arricchimento, come sempre. Le nostre anime sono là. Non possiamo vivere una vita tranquilla anche qua che siamo. Io vorrei vivere là, vorrei essere là, ma c'era una situazione anche in mia famiglia che sono arrivata 18 anni fa. Sono qua con i miei figli, c'è mia mamma qua, ma c'è un fratello con i bambini, con una famiglia, tutti i miei amici. E tutti dicono che non ci vanno via, non ci vanno perché non possono lasciare la nostra terra. Qualcuno deve essere là per proteggerla. E io dico grazie ai nostri ragazzi, ai nostri soldati che stanno facendo per noi, stanno morendo per noi. I ragazzi di 19 anni, 20 anni, i nostri fratelli, i nostri figli, i nostri padri, i nostri amici. No, dico stop alla guerra, stop, per favore, stop, basta, slava Ucraini! Vogliamo essere ucraini e non ci interessa che parla russo, ucraino, non ci interessa, bielorusso, siamo tutti liberi di scegliere una vita normale come abbiamo fatto fino a 24 febbraio 2022. Viva Ucraina! Viva Ucraina! Viva Ucraina!